Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo sempre qui a Gondolin Milano, ma come potete vedere, appunto, non siamo nei nostri studi, siamo nel Parco Lambo, siamo all'interno del Parco Lambo, siamo alla Cascina Biblioteca. Vedo che è tutto a posto, la diretta dicono che funziona perfettamente, quindi possiamo iniziare questo bellissimo giro che faremo quest'oggi all'interno di questa fantastica cascina. Ai confini del Parco Lambo, ai confini della città, ai confini della realtà, quasi sembrerebbe, perché davvero sentite anche i rumori che ci circondano, tutto ci farebbe pensare tranne che essere a Milano. E invece siamo proprio a Milano, confine con Segrate, in una bellissima cornice che è quella appunto del Parco Lambo, Cascina Biblioteca. C'è una cooperativa che si chiama Cascina Biblioteca che ci porterà appunto in giro quest'oggi a far conoscere meglio questa realtà. E allora andiamo, avviciniamoci a quello che è uno dei primi luoghi che si incontrano quando si arriva qui a Cascina Biblioteca. Il nome è abbastanza interessante perché è agricolo, ma fa capire anche un po' già lo spirito sociale che c'è dietro questa realtà. Si chiama Insalata Matta ed è la bottega solidale, la bottega di questa Cascina, appunto. Qui con noi, eccola, la vedo qui. Buongiorno, c'è con Buongiorno. noi Elena Romano. Buongiorno Elena. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dicevo appunto, Insalata Matta fa capire già due cose importanti però di questo posto. Da una parte la vocazione agricola, ma anche Certo. la vocazione sociale, no? Esattamente. Infatti, qui nei nostri campi, che sono, ci tengo tra l'altro molto a dirlo, sono coltivati tutti col metodo biologico, lavorano persone svantaggiate, quindi è questo un pochino il nostro orgoglio, quello di riuscire a unire proprio la vocazione agricola con quella sociale che ci contraddistingue, perché noi comunque ci occupiamo proprio di disabilità. E allora, cioè, ci fai fare un giro veloce all'interno della. Perché ci spoileri quello che poi vedremo nei campi, no? Una volta che poi entreremo all'interno della cascina, troveremo tutto questo ben di Dio. Esatto, allora noi appunto coltiviamo ortaggi e come vedete però all'interno abbiamo tanti prodotti diversi che rivendiamo appunto grazie a una rete di altre cascine e di aziende agricole che condividono con noi i valori del biologico, anche i valori di tipo sociale. Quindi vedete qui anche il miele, questo qui è il miele che produciamo noi, abbiamo infatti anche le arnie. Molti ortaggi appunto sono nostri e poi come potete vedere abbiamo anche pane e formaggi di appunto di altre cooperative. Abbiamo qui anche alcuni prodotti come i salumi della Cascina Nibai che fa comunque parte della nostra Sono i cooperativa. vostri cugini, i vostri fratelli, anzi, dell'altra cascina, Esattamente. perché appunto la vostra cooperativa non gestisce solo questa cooperativa. Cioè, scusa, solo questa cascina. Solo questa cascina, esatto. Abbiamo anche Cascina Nibai e tra l'altro abbiamo in realtà altri centri diurni e abitazioni per persone disabili in giro per la città. Quindi in realtà questa è la sede principale, ma offriamo i nostri servizi in tutta la città metropolitana e appunto Cascina Nibai si trova invece a Cernusco sul Naviglio. Sono tante le cose che andremo a vedere adesso. Una di Esatto. queste è molto particolare ed è un vero vagone ferroviario all'interno di una cascina. Qui, qui, spostiamoci, mancherebbe, ci sono spostati tra mascherine, cellulari e cose. Allora, adesso andiamo appunto, continuiamo. Prego, Pia, passaci avanti, così intanto fai vedere la bellezza di questo posto. Ad Vedete, qui esempio. abbiamo il parco giochi perché questo è comunque un territorio aperto ai cittadini dove le persone possono venire anche durante il weekend a godere di questo spazio. I bambini possono giocare. Tra l'altro, in questo momento abbiamo anche diverse decine di bambini perché abbiamo i campi estivi, sia per i bambini della scuola dell'infanzia che della primaria. E adesso stiamo per raggiungere il vagone che è invece, diciamo, un luogo dove, soprattutto d'estate, ci sono eventi di tipo musicale e culturale. Allora sentiamo, perché mi sa che ci aspettavano e qualcosa è partito. Allora, vediamo un po'. C'è un vagone qua, vediamo, no? A difesa di aver ragione, nonostante un'altra direzione. Io vorrei solo andare via, per respirare un po' di aria buona, ma praticamente in periferia, per decidere che
intanto insomma arrivano anche delle le cornine, vedo dal vagone intanto. Sarebbe bello scrivere a parole tutto quello che mi sento dentro. Sarebbe bello vivere in un mondo dove ognuno merita rispetto. Sarebbe bello chiudere gli occhi per poter sparire. Sarebbe bello avere soldi ed evitare poi di preoccuparsi. Io vorrei solo andare via per respirare un po' di aria buona, appuntarmi in un'infermeria per decidere e pianificare un viaggio intorno al mondo. Fare il giro e ritorno, troppo scontato ci vuole fantasia. Ci pure basta che ti sei pur ora avresti mai paura di cadere se per caso andassi via. Tu non saresti mai. E allora, come fanno quelli bravi alla radio, mentre sfuma il pezzo entro io e io sfido chiunque ad avere un benvenuto del genere davanti a un vagone del genere in una cascina a Gofrimiano. Grazie mille a Mike Orange e a tutti i ragazzi che qui insieme a te hanno seguito la tua performance e ragazzi che appunto lavorano qui, fanno qui, passano qui del loro tempo. Ma adesso andiamo, Pier, sentiamo bene, andiamo allora a conoscere Chiara. Buongiorno Chiara, prego, eccoci qua. Allora adesso ci mettiamo qui comodi perché insomma, dicevo, sfido chiunque a trovare un vagone in mezzo a una fattoria praticamente abbastanza, che ti dia questo benvenuto. Esatto, abbastanza inusuale, un po' come ci piace essere, non convenzionali, un po' fuori dalle righe, un po' fuori dai binari, come si chiama anche la nostra rassegna estiva Deraglio, per uscire dai binari. E no, questo posto è un progetto della cooperativa Cascina Biblioteca ed è un bar, un luogo di formazione. Quello che c'è oggi è un laboratorio di formazione all'autonomia, si chiama Ribolla, l'hanno chiamato Ribolla. E ragazzi, come un famoso vino, credo, giusto? Esattamente, sì. E i ragazzi che frequentano il servizio di formazione all'autonomia vengono a fare un corso di formazione in caffetteria e ristorazione e alcuni poi accedono a un percorso di inserimento lavorativo. Durante le altre nostre aperture al pubblico, infatti, facciamo formazione e inserimento lavorativo di persone con fragilità. Allora, a chi si rivolgono questo tipo di servizio? I ragazzi che abbiamo visto sono appunto dei ragazzi che sono avviati all'autonomia, giusto? Sì. State avviando l'autonomia? Sì, 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 fanno un percorso in realtà con un servizio diurno della nostra cooperativa e fanno un percorso di alcuni anni personalizzato per acquisire e potenziare tutte le autonomie che possono servire e divenirgli utili per orientarsi nel mondo. Tra cui anche quelle lavorative, certo. Il vagone diventa un po' quindi il centro, l'agorà di questo luogo. Che cosa significa per voi appunto non solo proprio fisicamente avere questo vagone, ma quello che può creare intorno a sé? Ma questo posto significa tanto perché in realtà è qua da sempre, è cambiato tantissime volte, è stato usato in mille modi e adesso in questo momento è un luogo vivo che ci permette di mettere in comunicazione tutto quello che noi facciamo e renderlo visibile all'esterno e far venire qua le persone a godersi quello che per noi è la quotidianità, anche se magari appunto un po' fuori dagli schemi. Aperto tutti i giorni, si può venire qua? Tutti i giorni. Come funziona? Aperto dal giovedì alla domenica, per il momento solo in questi giorni, giovedì e venerdì dalle 4:30 del pomeriggio fino alle 23. E sabato e la domenica dalle 10:30 del mattino sempre fino alle 23. Mi stai dicendo che quindi se sono un esempio qua che sto in quartiere Feltre posso venire a farmi tranquillamente un aperitivo qui la sera o un dopo cena passarmelo qua? Sì, assolutamente sì. Adesso abbiamo anche altri abitanti ovviamente. Tutto bene la regia, sto a posto, che è stata appena colpita da dei merli, che sono è il periodo dell'accoppiamento del merlo, esatto. Per quello, quindi in questo momento sono quelli piccoli che stanno imparando a volare, dai, abbiamo un attimo di pazienza. Esatto, merli. Comunque sì, certo, invitiamo tutti a venire a trovarci in aperitivo, a merenda, scriveteci, perché è consigliato prenotare, scriveteci magari sui social, che così rispondiamo sicuramente.
Venire qui quindi significa non solo appunto andare a farsi un aperitivo in un bel posto, ma aiutare proprio dei progetti. Tu sei la coordinatrice di vari, questo progetto, ma di vari progetti. Quali sono i progetti che sono più, diciamo, importanti da spingere? Cioè, o che meglio, che bisogna cercare di... So che è difficile chiederti proprio bene alla mamma o al papà, però insomma cerchiamo di dare un attimo, dammi un'idea generale di tutti i vari progetti che fate. Contanto noi continueremo poi con Elena a fare il giro della cascina. Allora, non ti parlo solo dei miei progetti, ma di tutto quello che facciamo come cooperativa. Noi siamo una cooperativa che si occupa sia di servizi alla persona che di inclusione lavorativa, socio-lavorativa e inserimento lavorativo vero e proprio. Per cui ci occupiamo di tutto quello che è il bisogno delle persone a 360 gradi, dal bisogno della casa, al bisogno di uscire magari da situazioni difficili, un passato difficile, avere nuove opportunità, oppure costruirsi appunto mattoncino per mattoncino le possibilità di una vita autonoma in cui poter scegliere. Scegliere se venire a incontrare degli amici, stringere relazioni, avere opportunità appunto di lavorare, di guadagnare, di costruirsi la propria vita dignitosa. Perfetto, allora io direi che a questo punto abbandoniamo il vagone, ahimè dobbiamo abbandonare l'ombra e il vagone, ma voglio andare a vedere tutto quello che c'è da vedere qui. Elena, tu mi farai da cicerone, mi porterai in giro in questo bellissimo paradiso terrestre alle porte della città. Chiara, ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo lavoro, ti lascio ai tuoi ragazzi e alle tue ragazze, e maestro, non c'è più maestro, due note ancora in chiusura così per salutarci mentre andiamo via, vai, poi dissolviamo andando via. Pensare, però. No, va, tanto le so. Quella, aspetta, abbiamo le dediche, dai, qual è? Adesso. Ed ecco Mike la chitarra. Grazie mille, Chiara. Io che sono sempre in ritardo e mi dimentico tutto quello che conta per te. Il mondo va troppo veloce, ho un milione di cose da fare, io vorrei stare calmo, no grazie, sono a posto così. Io che ormai non reggo più l'alto, e che ho bevuto un po' troppo quando ero giovane, ma cosa dovevo fare? Meglio annegare nell'alcol che in questo mare difficile da navigare. Ringrazio tantissimo Mike Orange alla chitarra, ringrazio i ragazzi, ringrazio tutti quelli del vagone, li ringrazio anche rubando un panino, così me lo voto via intanto. Pier, andiamo, che abbiamo tanto altro da vedere e bisogna anche assaggiare cosa hanno fatto, quindi l'ho preso per te Pier, però lo assaggio io, va bene, ok, parlo con la mia regia. Va bene, allora andiamo avanti. E allora andiamo avanti, insomma, tanto da vedere. Grazie davvero, è un luogo pazzesco. Bellissimo, non ci si può non innamorarsene. E allora, adesso invece dove stiamo andando? Dove ci stai portando? Allora, come vedete qui abbiamo il paddock, qui normalmente ci sono al pomeriggio i bambini che fanno i corsi, ma tra l'altro ci sono anche lezioni di ipoterapia, quindi noi utilizziamo questi cavalli anche per la rieducazione equestre delle persone con disabilità. Invece spostandoci da questa parte, come vedete questo è proprio l'edificio ancora originario della cascina, all'interno del quale c'è proprio la classica aia, e questo edificio giallo che vedete qui, facciamo passare meglio che passi i nostri lui. Uomini del verde. Dicevo, questa qui è la vera, esatto, la cascina, la vecchia struttura, sistemata dove, benissimo. Sotto abbiamo alcuni uffici, abbiamo anche alcune cucine dove ci sono i ragazzi del centro di formazione professionale del consorzio SIR che appunto cucinano. E invece sopra, al piano sopra, abbiamo delle abitazioni, in particolare c'è una delle nostre abitazioni più grandi, abitazioni destinate a persone con
con disabilità che vivono quindi al di fuori del contesto familiare e vengono accompagnate in un percorso appunto di conquista dell'autonomia. Perfetto, quindi insomma sono tante le realtà che ci sono qui all'interno e poi invece qua fuori c'è tutto quel lavoro che fate anche proprio prettamente agricolo in un certo senso, no? Proprio la vera natura agricola del vostro impegno qui nella cascina. Esatto, allora questi sono gli animali che noi appunto utilizziamo per attività didattiche con i bambini, qui abbiamo capre, un asino, più avanti invece ci sono le galline, pavoni e uccelli di vario tipo e se ci spostiamo pian piano da questa parte raggiungiamo alcuni dei campi, perché come abbiamo detto inizialmente è stata mantenuta la vocazione agricola, quindi in particolare da 3-4 anni a questa parte è stata poi avviata proprio il processo di certificazione biologica, quindi adesso abbiamo prodotti biologici certificati, abbiamo campi in cui coltiviamo ortaggi. Abbiamo anche le arnie, non riusciamo ad arrivare a vederle perché sono un pochino distanti. Ma è molto interessante, però... andremo avanti, lenta un po' perché Piero almeno ci riesce ad anticipare. È molto interessante quando andremo avanti perché appunto ci sono i vostri campi e si intravede la città dietro lì proprio, esatto. Quindi facci capire dove siamo. Si intravedono i palazzi e gli uffici di Milano 2 e addirittura a sinistra si intravede l'ospedale San Raffaele. Infatti noi siamo proprio a due passi dalla città e... Ed eccoli lì, penso che li vediate, quelli sono i primi palazzi appunto di Milano 2, a sinistra si intravede poi la cupola del San Raffaele, si vede l'albergo appunto lì che c'è di fronte all'hotel Raffael. Qua appunto invece, Piera, facciamoli vedere un attimo, qui i vostri campi. Esatto, non sono tutti perché in parte sono anche da un'altra parte della cascina, nella parte insomma dietro, ma questi sono appunto una parte dei campi che coltiviamo, come vedete siamo nel pieno della stagione, sì. Quindi... Poi è importante dire una cosa, Piera, facciamo vedere, perché poi la gente pensa che coltivazione voglia dire solo filari e cose del genere, ma giustamente anche questo campo qui alla nostra sinistra, che sembra erba e basta, invece, attenzione, vieni qua a far prendere cosa hanno scritto, campo coltivato non entrare, perché il foraggio, sono tutte quelle tipo di culture che non sono necessarie da mettere in filare o cose del genere, comunque noi pensiamo sia erba normale, invece è fondamentale per un'attività agricola come quella che viene fatta qui in cascina. Ma su quello che saranno le attività agricole poi ne parleremo meglio lunedì, perché vi potremo in un posto pazzesco alle porte di Milano, in una vera azienda agricola, a scoprire tutto quello che vuol dire fare l'agricoltore nel 2021, quindi insomma ci sarà da vedere delle belle. Adesso invece continuiamo, perché qui non è solo appunto campi coltivati ma è anche piccoli orti, ma con un'idea molto interessante, cioè non è il mio o il tuo orto, è l'orto un po' di tutti. Esatto, allora qui abbiamo appunto un grosso terreno che è stato diviso in piccoli orti, adesso sono circa una sessantina che possono essere utilizzati gratuitamente dai cittadini che ne fanno richiesta, tra l'altro al momento abbiamo una lista di attesa piuttosto lunga e questo diventa però non solo l'occasione per fare l'orto e coltivarsi la propria verdura, ma anche un momento di socialità importante. Quindi qui normalmente le persone vengono a coltivare l'orto, ma poi in cambio diventano volontari dei servizi della cascina, piuttosto che si occupano di alcune attività anche legate all'agricoltura, quindi c'è proprio un momento di scambio e di relazione, che poi è quello che a noi interessa, quindi l'obiettivo è aprirci verso la comunità, rendere questo posto un posto di tutti, ma ovviamente basare tutto questo sulle relazioni tra le persone. Ecco. Quindi proprio qui all'ingresso vediamo qui, boh, ci spiega anche un po' come si deve fare, insomma è un luogo proprio per tutti e di tutti, dice, ci sono appunto, attenzione a stare però nelle zone, prego Pia, passa pure tu, nelle zone non calpestare le coltivazioni e stare attenti al luogo, all'importanza del luogo che si va ad incontrare. Ecco, questo è proprio lo spazio dove gli ortisti appunto si ritrovano anche per stare insieme. E qui appunto entriamo proprio nel vivo degli orti, cerchiamo un sentierino per non calpestare la verdura. Se dietro il gazebo qui c'è un sentierino dove possiamo passare. Beh, siamo anche fortunati, lo vediamo forse nel momento migliore di splendore. Dove vediamo anche tantissimi fiori, oltre che insomma che ortaggi.
E insomma, qui davvero, come funziona se qualcuno vuole prendere una piccola parcella? Come funziona? Come avviene? Bisogna iscriversi? Bisogna, sul nostro sito trovate tutte le indicazioni, bisogna inviare una mail alle persone appunto che coordinano appunto questa opportunità, però appunto come dicevo prima, al momento purtroppo abbiamo una lista d'attesa piuttosto lunga perché insomma Perché? sono Perché è un bellissimo posto, cioè esatto, le guardate, liste sono tutte io piene faccio sto insomma. veramente sfido a trovare un altro luogo così bello, tenuto bene soprattutto, pulito, senza scarti, Si vede che gli senza... artisti investono il loro tempo anche per renderlo un luogo bello, ecco. E quindi chissà anche la bontà di quello che verrà fuori, qui delle bellissime fiori di zucca già pronti per essere fritti, vediamo, delle bellissime cipolle rosse poco fa. L'insalata. E quindi adesso uscendo dagli orti, passiamo di fianco a quelle che sono le stalle, vero, Esatto, le dei cavalli che scuderie. abbiamo, le scuderie che abbiamo visto poco fa, all'aperto, erano nella parte del maneggio, immagino. Qui. Diamo un'occhiata. Prima Ah, facciamo vedo che vedere, giusto, i sono tutti cavalli sono tutti fuori, fuori, esatto, giusto? però è un luogo anche qui, è uno dei luoghi, così come nei campi, dove comunque lavorano persone svantaggiate. Come diceva appunto Chiara, questa è poi la nostra missione. E quindi siamo orgogliosi di poter impiegare le persone in tante attività diverse. Ecco, perché l'importanza di quello che stiamo facendo vedere oggi non è tanto appunto il prodotto in sé, che comunque anzi è anche un ottimo prodotto, o il campo in sé, ma è proprio l'opportunità che viene data alle persone, a un certo tipo di persone, che possono finalmente trovare un vero e proprio riscatto, si può usare come parola? Assolutamente sì, esatto. E invece questo è, potete vedere, un magazzino di attrezzature agricole perché Agricole. abbiamo anche un grosso gruppo di persone che lavorano in questo servizio di manutenzione del verde. Quindi noi offriamo questo servizio in cui anche qui impieghiamo persone svantaggiate. Abbiamo proprio una squadra di giardinieri. E allora direi di tornare verso il quartier generale. A questo punto noi ci incamminiamo. Elena, dimmi un po' qual è l'obiettivo, appunto, finale, il messaggio finale che vorreste che arrivi a chi viene a conoscervi, a chi ci sta seguendo in questo momento, a chi viene a frequentare la cascina della biblioteca. Sì, allora, noi ci teniamo appunto sempre a sottolineare che questo è un luogo che noi vogliamo rendere aperto, un luogo per tutti, è un luogo dei cittadini di Milano, e qualunque cosa loro possano fare qui, quindi l'acquisto della verdura, piuttosto che prendere un bar al vagone, per noi vuol dire sentire appunto che le persone sostengono il nostro progetto. Quindi essere qui significa supportare il progetto che sta dietro e aiutarci a inventarci sempre nuovi progetti e portare avanti le nostre attività con le persone più fragili. E allora siamo proprio passati nel momento in cui stanno uscendo dai vari servizi che avete appunto qui Esatto, all'interno proprio quasi ora di del pranzo, quasi ora di quindi pranzo, quindi siamo alla mensa, abbiamo esatto. incrociato chi andava in mensa, chi andava in pausa, chi va a casa giustamente. Ma insomma, appunto, perché siamo quindi arrivati anche noi alla fine di questa puntata. Direi che quindi possiamo metterci qua sotto questo bellissimo castagno. Sì, Dai, c'è ricci, c'è castagno, ricci, anch'io ho esatto, detto stavo quello. pensando se castagno o noce. Anch'io ho detto quello perché ho visto i ricci. Allora, un giro bellissimo. Dai, non so come ringraziarti per questa opportunità Grazie a voi. che ci hai dato, perché davvero, pensate, siamo a 200 metri da Segrate, 300 metri dal cimitero di Lambrate e Sì, 300 metri da Via dalla Felte, fermata di praticamente. Udine, Siamo, esattamente. sì, una via dalla fermata di Udine. E ci hai portato veramente in un paradiso che non solo tu, Elena, e chi è fortunato qua può vivere, ma tutti noi milanesi possiamo vivere. Esattamente, questo è proprio il messaggio che vogliamo dare, uno spazio aperto per sviluppare comunità insieme.
ricordaci il sito internet e se c'è qualche, so che avete molti eventi, molte, se c'è qualcosa che vuoi magari ricordarci che non possiamo perderci nelle prossime settimane. Certo, allora il sito internet è www.cascinabiblioteca.it e in questo momento ci teniamo molto a sponsorizzare i nostri eventi al vagone, che sono eventi non solo musicali ma anche di tipo culturale, quindi serate di poesia, dove, oppure serate di presentazioni di libri, ecco, quindi ci abbiamo proprio un calendario adesso giugno-luglio, un calendario di eventi durante il weekend al vagone. Davvero, porto i nostri ringraziamenti a tutti quanti, siete una bella squadra, bella nutrita, continuo a vedere tante persone che vanno e che vengono, tanti in maglietta verde, quindi che sono i vostri lavoratori, quindi davvero grazie mille ancora e speriamo appunto di ritrovarci. A questo punto io vorrei fare le quattro stagioni della Cascina, cioè ogni stagione venivi a trovare. Va bene, allora vi aspettiamo, vi ringraziamo per l'opportunità e vi aspettiamo quando avremo la Cascina imbiancata, se capiterà insomma. Va bene, grazie mille allora, l'avete visto, questo è un paradiso, seguiteci e seguite i link che abbiamo messo nella diretta, seguite poi anche all'interno dell'articolo che scriveremo, tutto questo è a Milauto, questo è per tutti voi milanesi. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata di Good Morning Milano venerdì prossimo, ma poi appunto vedremo tante altre realtà interessanti nelle prossime settimane. Grazie mille, arrivederci, a presto.